gli Iceberg, gruppo fanese attivo sin dal 1970, che successivamente si scisse nei due gruppi Cronaca Nera e The 4GS, ci offrono la loro interpretazione di tre canzoni di altrettanti grandi cantautori italiani: Lucio Battisti, Sergio Endrigo e Rino Gaetano. Giusto? Sì, grazie. Ho detto bene? Hai fatto una carrellata veloce. La verità è che abbiamo fatto un lungo periodo di pausa. A te. Un lungo periodo di pausa. Però prima di cominciare io volevo, ecco, rappresentare la nostra vicinanza a un nostro collega che purtroppo non c'è più, che era la nostra chitarra solista, che purtroppo improvvisamente ci ha lasciato, e siamo particolarmente felici che questa sera ci sia la famiglia, perché di Pio noi abbiamo sempre un grandissimo ricordo ed sarà sempre con noi. E queste tre canzoni le vogliamo dedicare a voi, a lui e anche a tutti voi, sperando che la musica ci faccia sempre felici e stare insieme. Parlo, ride tutto, non sai perché.
faceva dare una scossa. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. E ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Se voi ci date una mano con le mani, ci date una mano con le mani, facciamo.
lei sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mani, e i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto, un'altra età, marce svastiche ed Ferrari sotto i fanali, l'oscurità. E poi ritorno in un paese diviso, o nera nel viso, più rosso d'amore. I salari bassi, la fame brucia, il terrore russo, Cristo sta lì. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari, franti dopo i giaguari, sciacalli le ape. Buonasera, grazie a tutti. Graziano Miccioli, Corrado Tecchi, Renato Montesi, Sergio Busca, Alceo Bellagamba, Atos Fabroni e Paolo Costantini. Grazie.